Beh, i bambini piacciono quasi a tutti, tranne Erode e poco altri, no? Ecco, il simbolo del bambino è l'humor, il gioco è l'humor. Quando voi non sapete più come cacchio fare, quella carta lì potete sempre spenderla. E quindi, nel momento in cui il vostro gatto vi guarda negli occhi con senso di superiorità, perché è evidente che un gatto vi guarda come dei disgraziati cretini, e voi potete dire al gatto: ti capisco, ma vedi, io c'ho una cosa che tu, questa non ce l'hai, il senso dell'umorismo. E con questo il gatto dirà: m'arrendo. L'uomo che sa ridere di sé è l'uomo libero. Allora, l'uomo che sa ridere di sé non si prende sul serio, e quindi cosa vuol dire? Che riesce a vedersi da fuori. Se si vede da fuori si accorge che gli altri soffrono quanto lui, e che quindi se soffre tanto è perché lui si è isolato dagli altri, qualunque cosa sia successa. Quindi cominciamo a vedere le cose così. In PNL ci sono tante strategie per vedersi da fuori e queste dovete impararle molto bene a praticarle. Ok, visto che probabilmente ci rincontriamo ancora, la prossima volta vorrei chiedervi cose divertenti che avete fatto nella vostra vita, scherzi che avete fatto, giochi che avete fatto, risate che vi siete fatti che non pensavate di fare. Per esempio, qualcuno di voi sale mai su un ascensore? Ok, allora lì sono luoghi magnifici per fare una cosa che potete poi fare anche in molti altri luoghi. Tu sei su un ascensore quando c'è un'altra persona e poi comincia. Lo devi fare piano perché lui non deve essere, non capire se è l'ascensore che lo fa o siete voi. E lì è un fatto di calibrazione, perché se vedi l'altro che si smarrisce, è quel momento di accelerare un po'. Oppure potete andare a un bar e chiedere un cappuccino o un tè, dove non c'è proprio nessuno, è la sera. La prendete, vi porto il cappuccino e voi nel frattempo andate giù pianissimo, pianissimo. Per cui mentre il barista sta per servirvi, prima avevate la testa fuori così, dopo un po' ce l'avete così, dopo un po' alla fine prendete il cappuccino così. E se siete veramente abili, che calibrate bene, vedrete che il barista a un certo punto gli cade qualcosa. Per forza, è ovvio. Perché non sa più se credere a voi stessi, ai suoi occhi, o pensare di aver bevuto. Vi parlo di cose sperimentate più volte, perché c'era un mio amico che lo faceva. Quando eravamo a Pavia a studiare psicologia, che è la cosa più noiosa della Terra, ecco, si può fare il pandan solo con giurisprudenza, cioè quando studi gli uffici ecclesiastici o quando studi certi libri di psicologia sono una noia infinita. Okay. Allora, per la sera, per potersi rifocillare, se siete in una città come Pavia dove non c'è niente, nulla, il nulla è il deserto, dopo le 9 di sera coprifuoco. C'era però solo un bar aperto e questo mio amico andavamo tutte le sere lì a questo e lui faceva regolarmente questa scena. Io lo vedevo, no? E stavo serissimo e il barista ogni volta gli cadeva qualcosa. Poi uscivamo di lì e la nostra serata era fatta. Di giorno andavamo in un locale a mangiare, dopo 4-5 ore noiosissime e bisognava anche lì rifarsi. Fortunatamente c'era un gabinetto che in prima doveva essere sai, una ciminiera dove ci ha ricavato un gabinetto, era un coso cilindrico. Il vantaggio del gabinetto cilindrico è che se uno faceva un colpo così sembrava un'esplosione. Fare così più così faceva sì che da lì uscisse un suono molto forte che sentiva in sala, no? E noi regolarmente, prima di andare a mangiare, passavamo, entravamo, uno faceva la guardia fuori e l'altro andava dentro a fare questi versi che si sentivano in sala. Poi uscivamo tutti e due dal gabinetto, andavamo in sala e mangiavamo normalmente. Si vedeva che l'atmosfera della sala era cambiata. Qualcuno faceva, aveva una salute mentale. Questa. Una volta capita a me il turno di andare in bagno, il mio amico era lì fuori. E comincia a fare versi, cose, eccetera, solite, pum, colpi. Poi avevo un giornale, e c'era una specie di tavolino nel bagno di ferro. Pum, un colpo, ma mostruoso, una fucilata, no? Ero fiero perché avevo fatto fortissimo. Esco dal bagno e vedo che accanto al mio amico c'è un'altra persona che era entrata, lui non era riuscito a avvisarmi per tempo. Per cui esco dal bagno, lo vedo questo qua, e faccio finta di vederlo, proseguo, no? Il mio amico fa finta di non conoscermi e quella volta è andato a mangiare in un tavolo diverso. Ecco. Per questa ragione, insomma, tutti
tutti e due siamo poi diventati discreti psicologi, perché ci siamo allenati in ciò che è importante nella vita.